Sei la somma delle tue abitudini passate e tutte le abitudini, da quelle buone a quelle cattive, come fumare, ti pagano un premio in contanti per mantenersi. Per capire meglio questa affermazione, dobbiamo andare a vedere la struttura delle abitudini, che è composta da un segnale, da una routine e da un premio. Mi sento agitato, sigaretta, mi sento rilassato. Caffè, sigaretta, mi sento rilassato. Un'altra persona che fuma, sigaretta, mi sento accettato dall'altra persona che fuma. Mi piace fumare, è una cazzata colossale, non è che ti piace fumare, ti piace il premio che fumare ti paga, che è diverso. E quindi cos'è che guadagniamo quando fumiamo? Posso parlare per la mia esperienza personale, cioè quello che guadagnavo io quando mi accendevo una sigaretta. Ecco, per me c'erano varie situazioni, quindi vari bisogni a cui la sigaretta sopperiva. Per esempio, quando ero triste, agitato o arrabbiato, il fatto di fumare una sigaretta mi rilassava molto e quindi molto spesso, molte volte, ho ricominciato a fumare dopo aver smesso, in seguito a un periodo in cui ero particolarmente, non so, triste o incazzato o eccitato. Un altro guadagno che ricevevo dalle sigarette era quello che mentre studiavo, per esempio, mi aiutava a scandire i periodi di studio, perché mi aiutava a prendermi delle pause e quindi a rilassarmi durante lo studio. E anche questo quindi era un guadagno che ricevevo dal fatto di fumare. Questo è un esempio un pochino più stupido, però pur sempre vero, era quello di poter utilizzare la scusa della sigaretta per approcciare le ragazze, che comunque è sempre una scusa valida e mi ha aiutato, diciamo, a conoscere molte ragazze. Ognuno ovviamente avrà i propri premi. La domanda fondamentale se vuoi smettere di fumare è: cosa ci guadagni a fumare? E la risposta deve essere molto onesta. Non è semplicemente perché mi piace fumare, perché quella è semplicemente la routine. Quello che ci guadagni è il premio. Smettere di fumare è così dura proprio perché i premi, quello che ci guadagni a fumare, sono molteplici e i segnali di attivazione anche. La routine è sempre la stessa, ma i segnali e il premio sono moltissimi. Per esempio, i segnali di attivazione della routine di fumare possono essere un caffè appena ti svegli, la pausa dal lavoro, dallo studio, quando vai a fare serata, quando bevi una birra con gli amici, quando un'altra persona fuma. Sono veramente infiniti. La cosa importante però è avere la consapevolezza di questa struttura, della struttura delle abitudini, segnale, routine, premio, e capire quali sono i segnali, i tuoi segnali che attivano la routine e quali sono i tuoi premi che soddisfa la routine. In questo modo sarà più facile andare a sostituire la routine, quella di fumare, con un'abitudine più sana che riesca a soddisfare gli stessi bisogni e quindi ti dia gli stessi premi che soddisfava la routine di fumare.